In genere, come può accadere nei matrimoni, nei battesimi, quando vi è un'ordinazione diaconale, un'ordinazione presbiterale, oppure una professione perpetua di una persona consacrata, si fa sempre un ricordino scritto. Bene, quell'anno, agosto 1910, quando Padre Pio canta la sua prima messa, distribuisce, dona un pensiero, meglio una preghiera che lui scrive dietro un'immaginetta e che è ancora conservata anche qui a San Giovanni Rotondo. Che cosa Padre Pio scrive lo andiamo ad attingere certamente dal nostro libro Lettere ai sacerdoti di Fra Emiliano Antenucci e Stefano Campanella, che proprio lo trascrivono quello che Padre Pio ha voluto nel ricordino della sua prima messa. Gesù, mio sospiro e mia vita, oggi che trepidante ti elevo in un mistero d'amore, con te io sia per mondo, via, verità, vita, e per te, sacerdote santo, vittima perfetta. Anche queste parole che sintetizzano tutta la vita sacerdotale e religiosa di Padre Pio da Pietrelcina. E giustamente, come dicono i nostri autori, non sono parole di circostanza, ma è proprio non tanto un programma di vita, ma la missione che Gesù affida a Padre Pio. E Padre Pio comprende che il suo essere sacerdote vuol dire diventare ogni giorno vittima, vittima per la salvezza degli uomini. Difatti, Padre Pio scriverà, rivolgendosi a Gesù: versa sopra di me i castighi che sono preparati sopra dei peccatori e sulle anime purganti, anche centuplicandoli su di me, purché converta e salvi i peccatori ed ammetta presto in paradiso le anime del purgatorio. Vedete come vi è tutta l'ansia di Padre Pio di partecipare, di aiutare il Signore nella salvezza delle anime. In un altro scritto Padre Pio dirà che tutta la sua vita, tutto il suo tempo, dalla mattina alla sera, è impegnato a lasciarsi divorare dalle anime per poterle liberare dai legacci del demonio. Padre Pio chiede al Signore di donargli tutte le sofferenze, tutti i castighi, perché con Lui, in Gesù e in Gesù crocifisso, possa il Signore liberare i peccatori, convertire i peccatori e liberare le anime del purgatorio. Esempio di vita, ma anche esempio di sacerdozio santo. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao!